Secondo me il mister, non lo so, non l'ho visto lucido come in altre occasioni sulle scelte. E poi non sarei troppo distruttivo nelle analisi, perché purtroppo io dico che la partita di Empoli a me aveva fatto molto paura per questo motivo, perché quando tu sbagli in quel modo la partita prima dello scontro, prima contro seconda, ti lascia degli strascichi. E purtroppo noi siamo ancora sotto, tra virgolette, sotto shock, perché ci siamo trovati in un attimo da poter essere in vantaggio abbastanza ampio, anche con delle partite in più sull'Inter, a trovarci ad inseguire, aver capito probabilmente che non c'erano più speranze, e i giocatori con meno esperienza l'hanno accusato. Poi ti devo dire che invece sono molto deluso da alcuni giocatori, dal quale mi aspetto decisamente di più. Ti faccio un nome su tutti, perché è un giocatore che ho sempre difeso, ma le ultime tre prestazioni non sono da giocatore della Juventus, e di Locatelli. Locatelli sta diventando un giocatore, tra virgolette, non so come dirti, non voglio, perché ripeto, l'ho sempre difeso, e quando lo criticavano secondo me ingiustamente, però vedo in lui della mediocrità. Cioè, quando tu tieni nei piedi il pallone 10 secondi e prima di fare una scelta, prima di decidere se darla lunga, corta, muovere la palla, ok, non è una cosa fattibile per un centrocampista della Juventus, a modo di vedere, perché a Pirlo e a Pjanic non succedeva, non solo a Pirlo, ma anche a Pjanic, perché ai giocatori di un certo livello non succede stare 10 secondi col pallone, e ieri è successo più di una volta. Un po' sarà colpa di chi non si è mosso, ma anche le giocate. Io ho visto molto più lucido di Colussi Caviglia quando è entrato in quel quarto d'ora che Locatelli, e questo secondo me non ci sta, perché il valore dei due ragazzi dovrebbe essere diverso, dovrebbe essere Locatelli il perno, e invece diciamo che non è stato così. Gli do un'insufficienza brutta questa settimana, ma ripeto, non per distruggere, non per essere severo, ma è per quello che vediamo. Lui non, se noi lo consideriamo un giocatore che può essere importante per la squadra, non può fare certe prestazioni. Le prestazioni dei centrocampisti devono essere diverse, e soprattutto se sono centrocampisti che giocano in certe zone del campo, davanti alla difesa, da dove parte l'azione. Ormai Locatelli, Claudio, gli applausi li prende quando fa l'entrata in scivolata e quando fa i recuperi che salva i gol. E secondo me sarebbe meglio se le prendesse anche in fase di impostazione, sinceramente. Sì, no, stavo riflettendo sulle tue parole, però no, mi viene spontanea la domanda, ma poi lo vedo anche un po' da tutti i messaggi che arrivano da casa. Ma allora, a questo punto, cioè, noi siamo arrivati a un passo, no? A un passo da giocarci quello scontro diretto in una certa situazione, e poi siamo un po' in queste ultime tre partite crollati, tra virgolette. Allora, la domanda che si pone in questo momento, mister Gatta, è: ma noi abbiamo sopravvalutato questa squadra? Oppure c'è un qualcosa che ci sfugge e l'allenatore in primis non sta facendo tutto quello che può? Io francamente non penso che l'abbiamo sopravvalutata. Io penso che questa sia una buonissima squadra. E penso che però forse l'abbiamo sopravvalutata dal punto di vista della personalità. Perché adesso che la palla è più pesante, perché quando le cose vanno male, lo sai cosa vuol dire, no? La palla diventa... Noi siamo stati come in una bolla dove siamo andati oltre le previsioni, e quindi era tutto... Abbiamo avuto una forza emotiva molto, molto importante. Abbiamo vinto tante partite all'ultimo minuto, no, non mollando mai,
e quindi questo ti crea autostima. Questa autostima sembra che sia crollata con la partita di Empoli, e quando le cose vanno male ci vuole il giocatore di personalità, i giocatori di personalità che si prendono le responsabilità. In questa squadra francamente ne vedo pochi o nessuno. Cioè ieri io ho visto un giocatore stratosferico, Bremer. Bremer ieri nel secondo tempo, ma anche nel primo, cioè, ma ogni ripartenza prendeva palla, la levava pulita, ripartiva, è ripartito anche, è andato a conquistarsi un calcio d'angolo, doveva solo più segnare, poi le aveva fatte tutte. Quindi questo è assolutamente un aspetto fondamentale, perché anche se magari come lingua, come posizione in campo, se non può essere un trascinatore tecnico, ma sicuramente è un trascinatore silenzioso, perché è uno che ti carica, un po' come il Chiellini quando prendeva la palla e faceva 30 metri e buttava il cuore oltre l'ostacolo. Quindi da quel punto di vista sono invece più perplesso, te l'ho detto, da altri, Catelli, Chiesa, Milik, che dovrebbero essere quelli per esperienza, posizione in campo. Anche Rabiot non è in un momento di grandissimo forma, ma può succedere. Io punto più il dito sugli altri tre, dovrebbero essere i giocatori che in questo momento prendono in mano la squadra, perché sono quelli che hanno più esperienza, sono quelli che hanno più partite nelle gambe. Locatelli è un 98, ma ha tante partite nella Serie A. Milik ne ha tante, Chiesa è un 97, ma ne ha tante. E invece ho visto ieri mancare clamorosamente la lettura della partita, perché non so se tu eri allo stadio, ma l'impressione dallo stadio, che vedi ampiamente, c'hai cioè l'ampiezza del campo che è diversa, io non avevo speranze di fare gol, perché vedevo che quando andavamo sull'esterno in mezzo c'era Milik in mezzo a quattro, non riempivamo l'area, non ci muovevamo senza palla, e quindi cioè veramente dicevo, qua possiamo segnare solo su un fatto episodico. Poi magari il fatto episodico ti avrebbe dato la carica emotiva e saresti ripartito, perché a volte è proprio questo. Non c'è stato questa carica emotiva, poi possiamo stare a parlare chiaramente di quel Mani sul cross, possiamo, però secondo me in queste tre partite dobbiamo andare oltre al singolo episodio e analizzare che mentre stavamo facendo dei grandi passi in avanti, perché io penso che gennaio è stato un mese dove veramente mi sono divertito anche a vedere alcune partite della Juventus tra Coppa Italia e campionato, oggi Claudio abbiamo fatto dei passi all'indietro. Penso che su quello ma secondo te a cosa è dovuto questo passo all'indietro? Cioè l'allenatore in questo caso, che ovviamente è sulla graticola, cioè, cosa potrebbe fare di diverso secondo te? Sai cos'è? Guarda, per l'esperienza che ho io, che nei dilettanti, ma quando le cose vanno male per tutti, cioè quando le cose vanno male, io quest'anno ho avuto un pessimo girone d'andata, non sapevo più dove battere la testa, qualunque cosa che provavo andava male, no? Devi cercare a un certo punto di fare le cose più semplici possibile e cercare di mettere, ripartire proprio dalle basi, sai Claudio, dalle basi. Non dare niente per scontato, lavorare tanto, parlare poco, ma ripartendo proprio, ti ripeto, dalle basi, che sembra una frase fatta, ma è realmente così, perché a volte a tutti i livelli si tralasciano, si va a vedere il peluzzo e non ci si accorge che c'è qualcosa di più importante all'inizio. Poi lui da dentro sa sicuramente, io anche ieri non ho capito per quale motivo Alessandro è rimasto in campo tutta la partita, a un certo punto è uscito Cambiaso che poteva essere tranquillamente abbassato, con Alessandro non serviva più a niente, né in fase difensiva di spinta non,
ne ha avuta poco, ne ha data poca. Non ho capito magari Cherry cosa significasse, ma non che ci fosse. Quando ci sono queste cose qua, non c'è un problema solo, sarebbe facilissimo. Ci fosse un problema solo, lo affronti nel bene o nel male, lo risolvi. Ci sono, secondo me, tante piccole cose che si sono rotte per un fattore emotivo principalmente, dove la squadra ha perso le certezze. E quando si succede questo emotivamente, e non è facile riprendere la strada, perché una partita che a noi sembrava un mese fa facile, tra virgolette, come poteva essere quella contro il Verona, oggi, senza Bremer, dopo un punto in tre partite, soprattutto con un gol solo fatto, e ti sembra una partita molto più difficile. Cioè, eppure, un mese fa saremmo stati, non dico tranquilli, ma comunque molto speranzosi. Oggi dice, se vai a Verona giochi come hai giocato con l'Empoli, giochi come hai giocato contro l'Udinese, soprattutto il secondo tempo, diventa dura. Cioè, poi tu sei preoccupato per la trasferta di Verona, temi che la Juventus possa entrare in un discensore? Sì, il pericolo c'è, bisogna affrontarlo, ci sono sicuramente Allegri, ha le esperienze, le capacità per cosa, però esiste questo problema, anche perché la Juventus sulla carta, questo era il periodo dove levato l'Inter aveva le partite più facili, e tra Empoli e Udinese fare un punto o farne sei cambia tanto, e cambia tanto, perché se tu avessi fatto 6 punti, oggi saresti a meno 2 dall'Inter con una partita in meno, ok? E saresti a più 6 sul Milan, e invece hai fatto male le partite che dove ci aspettavamo tanti punti. E questo è negativo. I ragazzi giovani possono subire il contraccolpo, ecco. Poi sai, idee, formazioni, tanto ne avremo sempre mille. Io francamente sono tre partite che il mister non mi è piaciuto. Sempre sto commentando da tifoso, non è che voglio mettermi al posto di Allegri per insegnargli, che sia ben chiaro, perché detto da me, che sai, tu mi presenti come mister dei dilettanti, no, leviamo quell'aspetto. Io parlo da tifoso in questo momento come se fossi uno normale, e devo dire che quest'anno e in queste tre partite il mister a Milano, non provare le Chiesa, Ildiz e Vlahovic insieme, e fare quelle tre sostituzioni negli ultimi due minuti più recupero, non mi aveva convinto, cioè non, sinceramente non avevo capito. E ieri sera di nuovo ci sono state alcune cose che ho fatto più fatica di altre volte a capire, perché è così. Poi sai, quando le cose vanno male siamo tutti bravi, dopo col senno del poi, non è, però commentiamo anche perché tra virgolette è un gioco, no? Commentiamo, cioè, no, ma certo, molto, ma ci mancherebbe altro. Discutiamo tra tifosi. Secondo me non è quello che, però non voglio passare per presuntuoso, che venga inteso come che io gli voglio spiegare all'Allegri cosa voglio fare, perché venga, è ben lontano da me, no? Commento da tifoso quello che ho visto allo stadio. No, discutiamo ovviamente da tifosi, assolutamente. In conclusione ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima settimana. Diciamo così, mettiamola così, mister Gatta. Quest'estate non accade niente, intendo dal punto di vista del mercato. Si va verso il pareggio del bilancio e quindi anche la prossima stagione la squadra sarà più o meno questa, col progetto giovani e l'abbassamento degli stipendi. È meglio continuare con Allegri o meglio cambiare? Guarda, io ieri sera ho avuto notizie che la società sta trattando per un rinnovo di altri 3 anni con Allegri. Notizie abbastanza da persone abbastanza inserite. Quindi c'è questa discussione. Poi è chiaro che nel calcio quello che oggi è risotto, domani è un'altra cosa. Ma è una domanda difficile, Claudio, perché sai, emotivamente dopo tre partite così
ti verrebbe da dire no, è meglio cambiare, sai, perché il cambiamento ti porta sempre quella novità, devo dirti che se dovessimo cambiare il nome e quello di Thiago Motta, secondo me è un buon nome, cioè nel senso che non che mi stia particolarmente simpatico come persona, però devo dirti che l'anno scorso mi impressionò molto una cosa. Io vidi Juventus Bologna all'andata, Thiago Motta era arrivato sulla panchina del Bologna forse da una settimana, quella mi sembra che era la seconda partita che faceva, e vidi una squadra pessima, cioè una squadra veramente inguardabile. Rividi nel giornale di ritorno più di una partita del Bologna, compreso Atalanta Bologna a Bergamo, e vidi una squadra completamente diversa. Quindi da quel punto di vista ho visto un allenatore che si è vista tra virgolette la sua mano, no? La mano di uno che ha cambiato la mentalità, mentre prima con Mihajlovic era una squadra molto, molto più difensiva, molto meno propositiva, con lui ho visto qualcosa di diverso, quindi potrebbe essere una buona soluzione, però secondo me queste scelte vanno fatte sempre a voce ferma, cioè quando tranquillo, analizzi, non portati dall'entusiasmo di una vittoria o dalla delusione di una sconfitta. Ritengo che non sia questo il momento di decidere l'allenatore del prossimo anno della Juventus. Vada fatto tutto chiaramente. Poi ci sono ancora tante partite, c'è ancora una competizione. Cioè, secondo me quello conta, no? Perché se tu toccandoci vincessimo la Coppa Italia, arrivassimo anche terzi in campionato, perché quello che trapela dall'interno della società è che la Juventus è fondamentale entrare in Champions, poi che arrivi secondo, terzo, quarto, non è che la società la sconvolge più di tanto. La società e l'allenatore stesso sapevano che questa squadra non avrebbe potuto lottare fino alla fine per la vittoria del campionato, perché se no avrebbero fatto il mercato a gennaio. Questo Claudio te lo dissi, se ti ricordi, no? Secondo me il fatto di non prendere un uomo importante a gennaio è perché la società ritiene che quest'anno lo scudetto non sia ancora a portata, e quindi investire nel far crescere i giovani e nello stesso tempo migliorare ancora il bilancio. E mi sembra chiaro che questa sia la strategia. Se si entrasse in Champions, se il Napoli perdesse al Barcellona e quindi ci fosse anche il Mondiale per club, quindi un'altra entrata ancora, io penso che il mercato di giugno sarà un buon mercato, dove almeno uno barra due giocatori di forte personalità, di giocatori importanti arriveranno. Se invece tocchiamoci, tu dovessi fare quarto in campionato, anche entrando in Champions, non vincere la Coppa Italia e fare fatica da qua alla fine, è chiaro che forse un cambio di allenatore aiuterebbe a ritrovare quell'entusiasmo per ripartire, no Claudio? No, chiarissimo, chiarissimo. Sempre con grande rispetto verso un allenatore che ha vinto comunque 5 scudetti, che si può criticare, perché si può criticare, come tutti gli allenatori vengono criticati, ma che secondo me non si può sbeffeggiare, cioè non si può perculare, cioè sono due cose diverse. Ma gli eccessi non fanno parte del nostro mondo e fanno parte solo però, dei poveri di spirito. Mister, tutto molto chiaro. Io ti ringrazio. Fratelli bianconeri. Black and white brothers. E sorelle bianconere. Black and white sisters. Attenzione. Attention. Iscrivetevi al canale. Subscribe to the channel. Commentate. Make sure to comment. Mettete i like al video. And like the video. E azionate la campanella per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate. And make sure to turn on notifications so you're always contacted when a new episode is launched.